Colleghi, ben ritrovati. Ci siamo ormai dati questo appuntamento fisso per darvi alcune comunicazioni importanti sulle nostre attività del Consiglio e nell'organizzazione degli eventi che stiamo facendo. E puntualmente, come vi avevo anticipato, siamo ormai in dirittura d'arrivo per i primi eventi. Partiamo già da giovedì, anche se è una cosa un po', diciamo tra virgolette, molto veloce da organizzare, perché partiamo giovedì, che è il 23 pomeriggio, a Benevento, dove c'è un seminario per quanto riguarda la nuova programmazione che la Regione Campania sta facendo con la proposta di legge riguardo al governo del territorio. Quindi lì, insieme al Collegio di Benevento e agli altri ordini di Avellino e Benevento, perché questa cosa interessa molto le zone interne, e l'assessore di Scevolo ha voluto incontrare appunto gli ordini e i collegi professionali di questa parte del territorio della Campania per ascoltare le nostre idee e le nostre proposte, e noi non mancheremo di portargliele, perché riteniamo che anche la nostra voce deve essere ascoltata, e soprattutto noi che siamo i tecnici del territorio dobbiamo dare il nostro contributo affinché appunto si possa pianificare nella Regione Campania e per queste zone interne da troppo tempo abbandonate, come dire, devono avere una pianificazione che sia più alla nostra portata. E quindi noi giovedì pomeriggio saremo a Benevento, vi invito tutti, chi può partecipare, faremo un intervento congiunto sia io che il Presidente di Benevento come geometri per appunto illustrare le nostre proposte, le nostre idee di come pianificare e governare questa parte di territorio della nostra amata provincia. Poi il 28 abbiamo un importante incontro nell'Istituto Tecnico Comprensivo CAT Geometri di Vallata, dove faremo un seminario sul rumore, sugli aspetti del rumore e sugli aspetti acustici. Quindi anche lì vi invito a partecipare, le iscrizioni sia per quello di giovedì prossimo sia per quello del 28 di martedì prossimo a Vallata, le iscrizioni le prenderemo in loco. E anche qui Vallata è in mattinata, è importante anche questo seminario per far sentire la nostra vicinanza agli istituti e quindi prevedere anche qui in questa parte del territorio della nostra provincia, incentivare un po' le iscrizioni a questi nostri istituti, ma soprattutto diamo anche crediti formativi ai colleghi appunto che vogliono cimentarsi in questa nuova attività che è quella dell'acustica. Il 30 qui al collegio faremo appunto un seminario sugli aspetti della successione, in particolare ci soffermeremo sulla quota legittima e sugli aspetti appunto di quando ci sono problematiche rispetto a questa quota legittima, quindi ci sarà un professionista avvocato che ci darà delle risposte su questo, ovviamente anche altri esperti che, come dire, si soffermeranno su questo aspetto specifico del quanto riguarda le successioni. Successivamente abbiamo, come dire, questi sono i primi seminari che stiamo organizzando, che abbiamo organizzato per questo scorcio del mese di gennaio. A febbraio abbiamo già una programmazione in atto e andremo a fare visita e escursione fuori dal nostro collegio in una nota azienda per quanto riguarda un po' gli aspetti energetici degli edifici e quindi in particolar modo degli infissi, e andremo a visitare questa nostra azienda qui nelle nostre vicinanze. Ovviamente vi devo rammentare, quindi noi stiamo facendo tutti questi sforzi e tutti questi seminari sono gratuiti, col solo scopo di farvi arrivare quanti più crediti possibili senza ulteriori spese. E quindi noi, l'ho detto più volte, abbiamo questo aspetto importante dei crediti e della formazione che dobbiamo adempiere, e noi ci stiamo mettendo tutto, quindi vi invito calorosamente a partecipare e a potervi fare tutti i crediti possibili senza poi incorrere in inutili richieste di sospensione, di disciplinari, che sinceramente sono veramente veramente scoccianti. Quindi quello che io vi chiedo di seguirci in queste nostre attività. Ovviamente, come sapete, è arrivato un nuovo anno e quindi una nuova quota di iscrizione. Capisco insomma che non è mai facile poter chiedere
sacrifici, ma effettivamente è purtroppo per la vita del collegio è importante anche questo, e quindi come avete visto abbiamo un nuovo metodo di pagamento della VU in modo tranquilla, senza nessun tipo di problema, con una registrazione immediata con PagoPA, per cui vi faccio anche questa ulteriore richiesta. Ovviamente la scadenza è marzo, però quanto prima insomma uno si toglie questo pensiero, meglio è per tutti. Stiamo organizzando, fra qualche giorno vedrete sul sito il nostro accordo che abbiamo fatto con i notai, come sapete l'abbiamo sottoscritto nel 2019, adesso ormai è in pieno regime e vi chiederemo a chi vuole appunto aderire a questo con un sistema, con un link, dovete riempire alcune voci e quindi noi per darci la possibilità poi di girare il vostro consenso a voler aderire a questo accordo e poi trasmetterlo ai notai in modo che di volta in volta, quando hanno bisogno, si possono rivolgere ai colleghi che hanno appunto sottoscritto questo tipo di volontà. Quindi questo è un altro aspetto molto molto importante, quindi vi prego, nei prossimi giorni, credo già da domani, sul sito sarà attivo questa opzione, andate sul link che vi sarà in qualche modo anche spedito, vedremo come fare per arrivare anche sulle vostre mail, in modo da, come dire, da accelerare questa attività. Queste sono le cose che stiamo mettendo in campo, non ci fermiamo, siamo sempre a testa alta, cerchiamo di dare il massimo possibile a tutti voi colleghi per cercare di affrontare la nostra situazione nel migliore modo possibile. Abbiamo tante difficoltà, ne stiamo avendo anche sulle competenze per quanto riguarda qualche situazione che succede al Genio Civile oppure nelle commissioni sismiche, vi prego di farcelo comunque presente in modo che noi possiamo intervenire. Quando ci è stato segnalato nei tempi e nei modi giusti, siamo riusciti a intervenire in qualche modo e abbiamo risolto qualche problema. Quindi la mia preghiera è sempre quella di rivolgervi al collegio, a me, ai consiglieri, a chi meglio credete, ma metteteci nelle condizioni di poter comunque anche qui avere cognizione di parlare di cose che sono realmente accadute, in modo che possiamo sollecitare. Da questo punto di vista domani sarò a Napoli in una riunione apposita convocata, spero che sia effettivamente l'ultima, per poter dar vita a una semplificazione che deve avvenire nel più breve tempo possibile per quanto riguarda le autorizzazioni sismiche e quindi di tornare di fatto al vecchio deposito. Domani abbiamo questo incontro all'Ordine degli Ingegneri di Napoli, domani pomeriggio, e lì insomma cercheremo di dar vita a questa nuova attività, sperando che effettivamente sia l'ultima riunione e poi la Regione possa, come dire, emettere il decreto dirigenziale, metterlo sul sito, pubblicarlo sul Bulk e quindi essere effettivamente per questo 2020 avere una semplificazione vera e reale anche di questa attività dell'autorizzazione sismica, che effettivamente sta dando sicuramente grossi problemi dal punto di vista dei tempi sicuramente. Quindi per cui stiamo lavorando tutti i giorni per cercare di dare risposte nel più breve tempo possibile e cercare di alleviare un po' quelle che sono le nostre sofferenze, le nostre aspettative. Io vi saluto, vi ringrazio, sperando di vederci sicuramente con un nuovo video messaggio nell'inizio di mese di febbraio, in cui vi dirò appunto le programmazioni per il mese di febbraio. Intanto appuntatevi questi appuntamenti che sono straordinari: il 23 giovedì a Benevento, il 28 a Vallata, il 30 al collegio. E poi insomma seguiteci sempre sui vari gruppi di WhatsApp, Telegram, Facebook e quant'altro. Noi cercheremo di dare massime attività a tutto, cercando di divulgare le notizie nel più veloce tempo possibile. Vi saluto e vi abbraccio, grazie.